Giovanni Carcamo ha vinto la 65esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Il suo papà ha avuto la meglio sui CUPS, portandogli anche tutti i premi secondari, in un emblem che rende onore a un compositore che può contemporaneamente vantare, oltre alla stima di uno come Franco Battiato, anche un terzo posto nella categoria Big. Il pezzo di Malika Ayane, infatti, arrivato ai piedi del podio, è stato scritto proprio da Carcamo, che fa parte della stessa scuderia e quella della Caselli della cantante di Adesso è qui, nostalgico presente. È proprio la Caselli, che da anni fa scouting con la Sugar, gli ha dato il consiglio più importante, come racconta il ragazzo di Modica ai microfoni di fanpage.it. Caterina mi ha detto: immagina di essere su questa montagna alta e siamo io e te e io ti butto giù. Buttati. Mi sembra immagine rassicurante. Quando si lotta, si studia e ci si impegna dopo aver fatto tutti questi step devi buttarti. E Giovanni si è buttato. In realtà si è buttato già prima, quando si armò di faccia tosta e aspettò Franco Battiato dietro a un cespuglio per 4 ore. Il cantautore siciliano, infatti, aveva affittato una casa ad una locata, poco distante da casa di Carcamo, e l'occasione era troppo grande per non provarci. Mi sono appostato dietro un cespuglio per 4 ore in attesa che uscisse di casa e quando l'ha fatto gli ho dato il CD. Il pomeriggio ho trovato 5 chiamate anonime e un messaggio in segreteria e così si è ritrovato, lo scorso anno, ad aprire tutto il tour del musicista catanese, compresa la data con Anthony Agarty, di Anthony and the Johnsons. L'esperienza di Sanremo è servita a Carcamo per far arrivare la propria musica al CD Qui per te che, ovviamente, contiene un duetto con lo stesso Battiato, a quanta più gente possibile. Potete anche ascoltarlo gratis su Spotify, ma se vi piace, acquistatelo legalmente e sostenetemi. Continua Carcamo, il quale benché abbia provato la strada dei talent, è arrivato lassù grazie alle proprie forze. Mi sono trasferito a Milano a 18 anni, appena finito liceo, e da lì ho prima collaborato con un'etichetta e poi ho avuto un'esperienza in una TV per ragazzi che mi è servita per capire che la mia priorità era musica. Con soldi messi da parte come conduttore ho reinvestito nel primo album che non è mai uscito. L'unica etichetta che rispose, mi disse non mi piace, ma l'unico pezzo interessante è quello scritto da. A quel punto avevo finito i soldi e mi sono fatto mandare un pianoforte da mia madre e ho cominciato a suonare ogni notte, visto che di giorno studiavo. Il cantante di Modica partirà per un programma di presentazioni in store a partire da martedì 17 febbraio. Sarà prima a Roma, Feltrinelli di Via Appia, ore 18:30, per proseguire il 19 febbraio a Milano, il 20 febbraio a Lecce, il 25 febbraio a Palermo, il 26 febbraio a Catania, il 2 marzo a Firenze, il 3 marzo a Mestre e il 4 marzo a Genova. Chi se ne frega?